La PU Old West Udine chiude la stagione regolare del campionato con il miglior record di tutta la Serie A2. La vittoria al Palacarnera per 73-68 contro la Tezenis Verona incorona i bianconeri e li proietta tra le squadre favorite per i play-off. Una partita ai fini della classifica che non spostava nulla, ma che senza dubbio si è lasciata guardare. Se il primo quarto lo vince la PU, ma di soli 3 punti grazie a uno scatenato Lacey, Verona si batte con i suoi due americani sugli scudi. Anderson si sblocca subito dall'arco e dimostra tutta la sua qualità, mentre Johnson mette in difficoltà la difesa bianconera. Udine fatica in attacco e ci vuole la tripla di Pellegrino per smuovere il tabellino. All'intervallo il punteggio dice 28-34 in favore degli ospiti. La PU cambia passo nel terzo quarto. Capelletti realizza 4 punti di fila, mentre Lacey e Mussini concretizzano il sorpasso. La difesa bianconera è impeccabile con un Brandon Walter superlativo. Nell'ultimo quarto, Udine prende il largo e mette 10 punti tra sé gli avversari. Verona però è dura a morire e con un parziale di 8-0 si riporta fino almeno 3. Dalla lunetta, Capelletti e Antonutti chiudono la gara, non senza qualche sussulto con Verona che sbaglia prima con Anderson e poi con Spanghero il possibile pareggio. Chiudono come migliori realizzatori tra i bianconeri con 16 punti a referto, Mussini e Capelletti, con quest'ultimo capace di servire anche 9 assist. Walters chiude con 11 punti, in doppia cifra anche Lacey a quota 10. 6 punti per Italiano, 5 per Antonutti. Per Esposito 4 punti e 8 rimbalzi, 3 punti per Pellegrino, chiude Ebeling a quota 2. Appuntamento a domenica prossima, quando prenderanno il via i playoff in attesa di scoprire questa sera la prima avversaria dei bianconeri.